essere dentro alla partita è quello che mi interessa. E noi ogni tanto, ci è successo anche nell'ultima partita, pensiamo di aver fatto tutto e che liberamente si possa uscire dalla partita e il rischio è troppo grosso. Quindi essere dentro alla partita è quello che vorrei mercoledì, è quello che dobbiamo mettere mercoledì perché non lo scopro io il Mantova, in casa è una striscia positiva importante, ha giocato quattro partite in casa, tre l'ha vinta e una l'ha pareggiata, ha subito solo tre gol in casa, di cui due alla prima che ha vinto 3-2 col Cosenza, alla prima in casa, su 12 punti se 10 l'ha fatti in casa e quattro partite è un trend da rispettare tanto, quindi è una squadra che ha un'identità ben chiara, una squadra che arriva da un campionato vinto, stravinto e poi ci siamo noi. E noi dobbiamo confermarci, come dicevi tu, la continuità la cercano tutti, quindi dico spesso probabilmente una cosa ovvia, ma perché voglio che ci entri in testa. Non è il risultato roboante che fa la differenza. È se dopo un risultato fai un altro risultato, è se dopo una prestazione ricerchi un'altra prestazione, è se dopo un primo tempo ti riassetti per fare un secondo tempo migliore o in linea con quello che serve con la partita che hai da fare o con l'avversario che hai di fronte. Quindi quello che dobbiamo cercare noi è essere nella partita che l'avversario richiede, che la partita richiede. E mercoledì sarà una partita diversa, sotto tanti aspetti da quella che abbiamo giocato e dovremo essere bravi non ad adeguarci alla partita, ad essere già dentro alla partita dal primo minuto all'ultimo minuto. Ci siamo allenati come era normale che sia, però chi ha giocato ha fatto poco. Oggi siamo allenati tutti insieme, quindi in questi 2 giorni decideremo come affrontare il Mantova con e senza palla. Lo rispettiamo, la conosciamo e dobbiamo noi staff trasferire alla squadra quello che vorremmo che la squadra facesse in campo e soprattutto la squadra dentro alla partita, essere tra virgolette camaleontica, comunque essere giusta per la partita che deve fare in quel momento perché il Mantova ha un'identità ben spiccata e lo riporta in ogni partita a prescindere da come si mette il risultato e questo, è un valore per certi aspetti, per altri invece potrebbe non esserlo e noi dobbiamo sfruttare anche questo e cercheremo di fare la partita giusta. Senza nulla togliere a noi, perché quello che è più importante è essere noi e quindi non ci snatureremo davanti a chi avremo, ma ci adegueremo e dovremo essere bravi ad adeguarci anche alla partita che si creerà durante. Siamo pari col Mantova, perché se loro dicono da quello che mi dici tu che si sono in credito con i punti, lo siamo anche noi, perché le nostre prestazioni sono state al di sopra di quello che abbiamo ottenuto e ce lo dobbiamo prendere già anche nella prossima, perché non siamo in linea con quello che avremmo voluto nelle nostre aspettative, ma abbiamo fatto di più di quello che abbiamo ottenuto finora, quindi dobbiamo prenderci qualcosa in più e c'è una partita dove entrambi probabilmente vogliamo la stessa cosa. Poi, come ho già detto, il Mantova lo rispetto per identità, perché in casa ha dimostrato di aver fatto quasi il pieno, perché in 4 partite ha fatto 3 vittorie e 1 pareggio, e quindi la dice tutta sull'identità del Mantova in casa ulteriormente. Quindi è una partita difficile, sì, come dicevi tu, ci sono molti ingredienti per esserlo, però noi vogliamo quello che vuole anche il Mantova, quindi si affronteranno 2 squadre che si rispettano e vorranno battersi.